Accesi gli occhi elettronici che controllano i veicoli in arrivo a Como, il sistema di telecamere per la lettura delle targhe è in realtà un totale di 95 apparecchi posizionati in 40 varchi e in grado di schedare tutti i mezzi, indicando in tempo reale quelli irregolari per l'assicurazione scaduta, la mancata revisione oppure perché rubati o segnalati alle forze dell'ordine. Il sistema è stato attivato al comando della polizia locale di Como nei giorni scorsi per una prima fase di rodaggio ed è ormai operativo a tutti gli effetti. In 12 ore, dalla mezzanotte di mercoledì a mezzogiorno di oggi, le telecamere hanno registrato oltre 188.000 transiti di quasi 73.000 veicoli diversi. Di questi, 490 erano senza assicurazione e 662 non revisionati. Oltre a questa parte legata evidentemente alla sicurezza stradale, c'è tutta un'altra parte legata alla mobilità, perché possiamo sapere per ogni varco quanti veicoli sono transitati, quali sono i percorsi medi che gli stessi compiono in città, e poi c'è un'ulteriore parte molto importante legata ai dati della detenuti nella banca dati ministeriale. Noi stiamo, di fatto ci serve l'ultima autorizzazione del Ministero su un protocollo che abbiamo convenuto con la Questura per accedere al Servizio Centrale Nazionale Target Transiti presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli per avere in real time anche i veicoli rubati o segnalati per motivi di pubblica sicurezza. In più, visto che il tema è attuale più che mai in quest'epoca, il controllo dei veicoli inquinanti. Il sistema non multa in automatico i veicoli irregolari, sono in tutti i casi gli agenti a sanzionare. Devono essere contestate dall'operatore di polizia stradale, perché io dico anche correttamente, in questo momento la legge non permette di notificare sanzioni a grappolo attraverso gli occhi elettronici. Gli operatori impegnati nel controllo, gli arriverà l'alert sul tablet e fermeranno un'auto che controlleranno successivamente. Quindi il sistema è tarato per avere un'efficacia del 100%. Comunque è sempre poi il fattore umano determinante, quindi gli operatori sono lì per esercitare le funzioni di polizia stradale. Sempre l'uomo al centro. La tecnologia è un ausilio alle funzioni di polizia.